progetto TOPS è un progetto finanziato dall'Associazione Europea di Produttori Fitofarmaci, ECPA, iniziato nel 2005, che è tuttora in corso, con la finalità di fare formazione e divulgazione sul corretto uso dei prodotti fitosanitari, in particolare per prevenire le forme di inquinamento diffuso e puntiforme. La deriva è tutto quanto non riesco a far arrivare sul bersaglio, quindi le perdite di prodotto o attraverso l'ambiente aereo o sul terreno che si verificano al momento della distribuzione. Per contenere queste perdite posso utilizzare diverse soluzioni tecniche che sono gli ugelli antideriva di bassissimo costo, parliamo di 5-6 euro a ugello, fino ad arrivare invece a soluzioni più complesse come le macchine con recupero, ma anche una corretta regolazione della macchina può consentire una notevole riduzione della deriva. È anche estremamente importante operare in condizioni di limitato vento, mai trattare sopra una velocità del vento di 5 km all'ora, soprattutto quando si è vicino ad aree sensibili. Grazie alla riduzione della deriva si fa in modo di far giungere sul bersaglio una maggiore quantità di prodotto e quindi si ottengono dei risultati migliori in termini di efficacia del trattamento, ma soprattutto si rispetta l'ambiente. Si rispetta l'ambiente e si rispettano gli astanti, cioè le persone che si trovano vicino all'area trattata al momento del trattamento.